31ª fiera Abitare Oggi di Lanciano, incontriamo anche l'azienda Tecnopac con Raffaello Gaspari, che è il responsabile tecnico commerciale del settore Woodhouse. Che cosa avete visto in questa fiera e qual è la vostra evoluzione durante tutta la vostra storia comunque di Tecnopac? Parlare di Tecnopac significa parlare di una famiglia, la famiglia Pardini, e questa affonda le sue origini tornando indietro almeno di 4 generazioni, quando il capostipite Giulio, ebanista toscano, poi da lì al figlio Vasco, che è attualmente ancora presente in azienda da noi, nonostante la sua veneranda età di circa 90 anni. Si sposta quindi in Abruzzo negli anni 60, nella zona di San Salvo e quindi nella zona industriale, dove nell'indotto SIV, quindi Società Italiana Vetro, si muove con la capogruppo Nuova Faima nel settore degli imballaggi. Tuttora opera con Tecnopac ed è un'azienda sicuramente leader in questo settore. Il passaggio ulteriore c'è con il figlio Marco e ancora con l'ultima generazione dei figli di Marco, che sono Giacomo, che segue responsabile del settore produttivo degli imballaggi, ed Andrea per quanto riguarda la responsabilità del settore delle strutture in legno. Da lì effettivamente l'ascesa è stata notevole, è stata costante, perché l'azienda ha investito moltissimo per quanto riguarda attrezzature piuttosto che formazione, non so, per esempio acquisizione del marchi di qualità, oppure nel settore ambientale, per esempio scarti di lavorazione, che si producono veramente un buon numero, linea per la realizzazione del pellet, evoluzione continua che ha portato alla creazione della divisione delle strutture in legno, e quindi ultima poi è stata quella del marchio Woodhouse, che si orienta verso il settore della bioarchitettura. Ultima ancora l'anno scorso, dopo la chiusura di un noto marchio locale di azienda che opera nel settore del legno nelle prossimità di Lanciano, esattamente a Rocca San Giovanni, c'è stata per esempio questa filiale che ci segue prevalentemente il settore della commercializzazione di prodotti legati sia alla falegnameria che al prodotti per l'edilizia, quindi parliamo di travi usofiume piuttosto che pannelli, casseri per l'edilizia. Ecco, voi avete legato da qualche tempo il vostro nome a quello della Woodhouse, come mai questa sinergia? Tecnopac è un'azienda lungimirante in questo, non ha fatto altro che recepire sostanzialmente quelle che sono le evoluzioni del mercato e quindi la richiesta verso costruzioni in bioedilizia, la sostenibilità ambientale, e quindi l'essere proiettati verso questo concetto ha portato a far sì che venisse creato questo brand, che è un marchio della Tecnopac su cui si sta investendo tantissimo, e il riscontro si sta avendo perché i giovani sono molto proiettati verso il costruire sostenibile. Costruiamo case quindi di questa tipologia, prevalentemente chiavi in mano. Molti ci chiedono perché orientarsi su questa tipologia di costruzione. Beh, i vantaggi possono essere innumerevoli. Sostanzialmente la cosa è intrinseca alla natura del legno, quindi pensare a una costruzione in legno già ci fa pensare a un concetto che è quello del vivere sì sostenibile, legato al benessere, al comfort abitativo. Poi tutti gli altri che possono essere legati per esempio alla sicurezza, vedi quella antisismica piuttosto che durabilità, piuttosto che di resistenza al fuoco. Valore aggiunto, perché stiamo costruendo case di alta efficienza e quindi anche di costi che comunque sono sicuramente accessibili
e se proviamo a paragonarli rispetto ad un'edilizia di tipo tradizionale sicuramente può risultare competitivo. Quindi l'investimento è sicuramente appropriato, anche legato a un discorso futuro di quella che è la manutenzione. Non solo manutenzione ma anche gestione, pensiamo quindi alle spese energetiche, e quindi una casa di questo tipo che si colloca sulle più alte fasce di classe energetiche fino ad arrivare a case passive dove effettivamente il dispendio è veramente minimo e di conseguenza anche gli stessi consumi. Ecco, prima di salutarci, questo è proprio uno spaccato di come potrebbe essere una casa, facciamolo vedere ai nostri amici che ci vedono in televisione allora. Allora, abbiamo voluto riportare in uno spaccato, un condensato, quelle che sono le tecniche realizzative di una costruzione in legno. Abbiamo due pareti, sostanzialmente uno a telaio, uno in Ixlam, e sono le soluzioni principali che vengono utilizzate. Oltre a tutti quelli che sono i contenuti che abbiamo all'interno, quindi legati soprattutto alla tecnologia, alla parte impiantistica, oltre che la grande efficienza dettata dalla prestazione dell'involucro, quindi alla grande cura poi nel dettaglio che passa dal cappotto esterno ai serramenti, quindi alle giunzioni, per entrare alla parte impiantistica ed evolversi a soluzioni dove per esempio l'avvento della domotica ci consente di poter avere una gestione anche a distanza della nostra casa in tutti i vari componenti. Io la ringrazio perché ci ha dato un'infarinatura di quella che potrebbe essere sicuramente da qui al futuro la cultura del legno che per voi è importantissima. Grazie a voi, abbiamo creduto e continuiamo ad investire nel promuoverci e, come giustamente hai detto tu, continuare a fare cultura in questo caso del legno. Edizione di Abitare Oggi alla fiera di Lanciano, una 31esima edizione di questa fiera che punta soprattutto al rispetto dell'ambiente. Allora c'è New Energy, un'azienda che ormai è presente da 12 anni qui in questo polo fieristico. Daniele Braccia, amministratore delegato proprio di New Energy, parliamo un po' di questi aspetti dell'ambiente, di questi cambiamenti climatici che vi hanno portato poi a creare New Energy. Sì, sicuramente oggi siamo qui ad Abitare Oggi, appunto, nel 2020, tutto ciò che riguarda il risparmio energetico dentro le proprie abitazioni, nella costruzione di nuove case, ma soprattutto sulle vecchie case, perché sappiamo tutti che l'Italia è una nazione dove ha avuto un boom economico, soprattutto sul mattone, sull'edilizia, negli anni 60, 70 e poi 90. Tutto ciò che è stato realizzato in quegli anni sono tutti immobili che non sono efficientati a livello energetico e quindi hanno una grande dispersione energetica e quindi con consumi per le famiglie italiane molto elevate. Il nostro lavoro da 12 anni è quello di abbattere i consumi dei nostri clienti, cercare di abbattere il consumo energetico per propria casa, l'energia elettrica, abbattere il consumo di acqua calda sanitaria grazie a soluzioni rivolte sempre al solare, sfruttamento di energia solare, abbattere anche i consumi che ci sono sul riscaldamento, aumentare un comfort per il raffrescamento di casa e quindi dare e sfruttare le nuove tecnologie che ci sono, perché comunque il 2020 ha bisogno anche di nuovo comfort, di nuove tecnologie, spingere verso le nuove innovazioni che ci sono. Un tema molto importante su cui noi stiamo puntando da anni, ma solo oggi è uscito fuori questa esigenza, è quella delle ricariche dei veicoli. Nei prossimi anni non solo le famiglie italiane si ritroveranno a pagare sulla bolletta l'energia elettrica e il riscaldamento, ma anche il consumo di energia della propria veicolo, perché non ci sarà più il distributore per riempire il famoso gasolio, benzina o GPL, ma consumeremo energia elettrica, quindi le nostre bollette andranno sicuramente ad aumentare, le tasse vengono applicate tutte sulle nostre bollette, le famiglie italiane hanno la necessità di abbattere questi consumi. Abbiamo realizzato 4.000 impianti, l'unica azienda del centro-sud Italia che ha offerto questo servizio, e siamo qui perché ci crediamo in questo settore, crediamo nell'energia pulita e crediamo che
soprattutto ci sia e ci deve essere da parte nostra un grande coraggio per cambiare la direzione che il mondo sta prendendo, la direzione negli ambiti climatico. Prima ne stavamo parlando, giustamente lei ne stava parlando, i mutamenti climatici sono all'ordine del giorno. Proprio notizia di ieri, l'Alaska non c'è neve, i pinguini senza neve a 20 gradi. Noi abbiamo fatto un gennaio e febbraio in Italia con la massima siccità, lo vediamo tutti, mutamenti climatici con catastrofi climatici come è avvenuto anche quest'estate con grandinate mai viste, forse la quinta o l'ottava, la decima caso al mondo della storia mondiale come catastrofe di grandine climatica naturale. Purtroppo dobbiamo farci l'abitudine, perché non possiamo fare nulla sui mutamenti climatici che stanno accadendo oggi, perché nel passato non abbiamo fatto nulla. Quello che possiamo fare con grande coraggio e con grande consapevolezza che il mondo può cambiare, possiamo lasciare un futuro migliore per i nostri figli e i nostri nipoti se oggi con coraggio affrontiamo questa problematica e iniziamo a ridurre l'energia che noi consumiamo e a produrre energia da fonte rinnovabile come fotovoltaico e il sole. Quanto è complicato prendere le persone abituate a un certo tipo di vita e portarle a farle conoscere queste nuove, questi nuovi impianti? Parliamo del fotovoltaico, ma possiamo parlare di altri tanti tipi di impianti. Allora, la difficoltà sinceramente l'abbiamo riscontrata 12 anni fa. 12 anni fa c'era grande difficoltà perché non tutti erano a conoscenza di queste tecnologie, non tutti erano a conoscenza degli incentivi statali e molti, giustamente, c'era un grande scetticismo in questo ambito. 12 anni fa è stata una sfida molto dura, devo riconoscerla. Oggi non parliamo più di un futuro, oggi parliamo del presente. Oggi sappiamo tutti che l'energia è possibile produrla da fotovoltaico, da solare termico. Abbiamo una marea di impianti in giro, sappiamo tutti che bisogna fare qualcosa per i mutamenti climatici. Oggi le famiglie, secondo me, sono tutte molto più sensibili a questa tematica e la difficoltà è semplicemente nella paura di spendere molto. Questa è la difficoltà maggiore. E in ambito economico, ma grazie alle soluzioni che ci sono sia finanziarie sia di incentivi, noi riusciamo a mettere un po' d'olio in questo ingranaggio oramai arrugginito dal Novecento da petrolio e inquinamento atmosferico. La regione Abruzzo, anche il Molise, è piena di centri storici, no? Si fa sempre difficoltà a cercare di mettere pannelli fotovoltaici sui centri storici. Ecco, questo è possibile veramente o non è possibile? Allora, è giusto, è vero. Noi abbiamo dei bellissimi centri storici, non si devono deturpare da pannelli fotovoltaici installati poco attinenti o troppo visibili, impattanti. Una lezione ci è stato dato dal Vaticano. Nel 2011 il Papa Ratzinger all'epoca ha realizzato un impianto fotovoltaico sulla cupola di San Pietro, realizzando e nessuno riesce a vederlo da giù. Quindi io penso che un grande insegnamento ci è stato proprio dato dalla Chiesa Cattolica Italiana, ma non in ambito religioso, in ambito che tutto è possibile, tutto si può fare. Se è stato fatto sulla cupola di San Pietro, penso che possiamo farlo anche nei centri storici italiani o abruzzesi. Per farvi conoscere ancora di più, anche gli amici che ci guardano in televisione, come possono fare? Noi siamo sul sito www.newenergyitaly.com, siamo l'uscita 14 Lanciano su Triglio e i nostri consulenti sono presenti su tutto l'ambito regionale, Regione Abruzzo e Molise, quindi i nostri consulenti effettuano sopralluoghi gratuiti presso le abitazioni, cercano di capire se è possibile trovare una soluzione, se c'è una soluzione, se è possibile fare, perché non è detto che tutti possono realizzare questi impianti, non è detto che vada bene per tutti la stessa soluzione. Quindi effettuiamo un check-up, un audit energetico gratuito per mettere a conoscenza appunto le nostre famiglie, i nostri potenziali clienti, le famiglie italiane delle opportunità che ci sono oggi di incentivo e di risparmio energetico. Box.